I lavori della nuova porta al mare stanno procedendo celermente, c'è la necessità di qualche settimana perché domani c'è la visita delle due sovrintendenze che credo, presumo ci danno l'ok definitivo e poi bisognerà correre per ripristinare il camminamento superiore e per creare il tunnel d'ingresso nella piazza. Io credo che nel giro di 3-4 settimane si potrà vedere veramente il nuovo camminamento, soprattutto il nuovo tunnel, la nuova porta al mare che costituisce una delle opere della riqualificazione del centro urbano, del centro storico più importanti. È un ripristino che sicuramente rende più affascinante il centro storico, ma crea degli camminamenti funzionali per i turisti, per i cittadini, per creare un'interconnessione fra porto e l'ambiente urbano che sta dall'altra parte delle mura. Credo che sia un'opera veramente importante, di straordinaria importanza sotto il profilo storico, culturale, ma anche sotto il profilo della riqualificazione della città nel suo complesso. Quindi i tempi che avevamo previsto noi sono tutti... Allora, gli scavi dal punto di vista archeologico sono pressoché ultimati, sono state fatte tutte le indagini ulteriori che ha richiesto la sovrintendenza perché è venuta fuori questa fognatura. Diciamo che dovendo utilizzare dei materiali che necessitano dei tempi di maturazione come il calcestruzzo, abbiamo quindi delle tempistiche che sono imposte proprio dalla natura del materiale stesso e dovremmo riuscire a chiudere tutto in un paio di mesi, a ripristinare completamente il camminamento sul bastione in un paio di mesi. Però questa operazione era importantissimo farla adesso perché negli scavi ci sono comunque degli imprevisti archeologici e noi in questo cantiere ne abbiamo avuti tanti. Ed era fortemente a rischio l'opportunità di poter comunque realizzare la porta a mare. Questo ci avrebbe stravolto completamente nell'ipotesi in cui fosse venuto fuori un qualche reperto di particolare importanza, una qualche muratura o presenza particolare, ci avrebbe compromesso la realizzazione dell'accesso. Per cui era assolutamente indispensabile farlo, anche perché abbiamo un progetto candidato alla regione per il lotto di completamento che è una di quelle opere che deve essere eseguita immediatamente nel momento in cui si ottiene il finanziamento.